a tutti, oggi nuova ricetta, però la ricettina che vi facciamo vedere oggi non l'abbiamo inventata noi, ma l'abbiamo scoppiazzata da Vegetariani in Cucina, la rivista che trovate in tutte quante le edicole, e sono dei burger di lenticchie con una guacamole davvero davvero carinissima, una ricetta molto semplice che mi è piaciuta davvero tanto. Approfitto per dirvi che in questa rivista, pagina 33 esattamente, c'è anche la nostra ricetta inedita. Già un paio di volte ve l'ho fatto vedere. Anche in questo caso sono dei burger, noi però l'abbiamo fatti alla barbabietola e sono venuti bellissimi perché sono tutti quanti rosa. Quindi approfitto anche per dirvi: se comprate la rivista, magari fatevi una foto così ci taggate su Instagram e ci fa tanto piacere e trovate tantissime, tantissime idee. Comunque, torniamo a noi con la nostra ricettina. Vi faccio subito vedere come l'abbiamo fatta noi e l'abbiamo leggermente modificata. La ricetta del giornale prevede di partire dalle lenticchie secche e cuocere le verdure al vapore. Noi invece ci siamo già avvantaggiate e le lenticchie le abbiamo già cotte. Quindi adesso le andiamo a versare in una padella e aggiungiamo le verdure, quindi le carote che abbiamo tritata a julienne, la cipolla, questo in realtà è uno scalogno, l'olio di oliva. Per insaporire al posto del sale aggiungiamo il nostro classico dado granulare, quello che abbiamo fatto in casa, e come sempre trovate la ricetta nella descrizione e nelle schede. E aggiungiamo l'acqua. Mescolo velocemente e possiamo mettere sul fuoco. Per la salsa guacamole la ricetta prevede gli avocado, il peperoncino, la cipolla rossa che però io non metterò perché sapete non mi piace soprattutto cruda, però se vi piace mettetela pure, un lime che noi andiamo a sostituire con il limone, il sale, il pepe nero, cumino e qualche ciuffo di coriandolo che invece andiamo a sostituire con il prezzemolo. Quindi apriamo il nostro avocado. E mettiamo tutto quanto dentro, il prezzemolo, il sale, peperoncino. Magari se voi avete la vostra ricetta della guacamole, scrivetecelo sotto nei commenti. Pepe, il succo di limone. Adesso iniziamo a schiacciare il nostro avocado e formiamo la cremina. Dopo che le verdure si sono ammorbidite e l'acqua si sarà asciugata del tutto, possiamo andare a versare tutto quanto in una ciotola e andiamo ad aggiungere il pane grattugiato come da ricetta. Iniziamo a mescolare, io vado con il cucchiaio a rompere anche un po' le lenticchie in modo da formare poi una polpetta più compatta. E possiamo formare le nostre polpettine, quindi prendiamo un po' di impasto e lo andiamo a compattare con le mani. Schiacciamo un po' e facciamo la nostra polpetta. Devo dire che come impasto si compatta molto bene, nonostante poi all'interno non ci siano ricotta, uova. E possiamo infornare. Abbiamo tagliato un panino a metà, adesso andiamo a mettere alla base la nostra salsa guacamole, una polpettina. Guardate poi quanto sono venute carine, perfette, mi piace tantissimo questa ricetta. E qualche ciuffettino di verza che abbiamo semplicemente tritato. Chiudiamo e il nostro panino è fatto. Le nostre polpette hanno cotto in forno 6 minuti con il grill, quindi anche come cottura è molto molto veloce. Quindi tutti in edicola a comprare la rivista e ricordo, se ve la comprate fatevi una foto e ci taggate che insomma ci fa piacere, noi siamo super soddisfatte di questo piccolo traguardo e lo vogliamo ovviamente condividere con voi. Molto gentilmente Sprea ci ha dato anche un codice sconto del 30%, goloso 30, comunque trovate bene scritto il codice nella descrizione. Se questo video vi è piaciuto, se la ricetta vi è piaciuta, anche se non è nostra, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanellina qua sotto così riceverete tutte le notifiche e anche delle live che faremo prestissimo sul canale. Ciao!